io sono Roenza e oggi vi spiegherò la storia del Palazzo Baldeschi e anche il museo del Trasimeno. Allora, il seicentesco Palazzo Baldeschi è sede della Biblioteca Comunale, del centro del terzo millennio, dell'unione di tutti i comuni del Trasimeno e anche del museo Trasimeno, cioè la memoria del Trasimeno. E questo palazzo è stato costruito nel XVII secolo, quindi siamo all'incirca tra il Ai su di 1600. loro. E come possiamo vedere, la struttura è caratterizzata da cotto e pietra arenaria. E invece, se alziamo lo sguardo sul portone, possiamo vedere uno stemma in travertino, che era lo stemma della famiglia che ha costruito questo grande palazzo. Se ci accomodiamo all'interno, possiamo notare. Seguitemi. Da questa parte c'è un grande scalone che gli storici lo attribuiscono a Vignola, o comunque si presume sia stato costruito da Vignola perché diciamo che è il suo stile. Invece da questa parte c'è il museo Trasimeno. Non so se potete seguirmi. All'interno di questo museo possiamo notare quattro scrivanie. All'interno di ogni scrivania ci sono tutti quegli strumenti, tutti quegli oggetti che ci aiutano a ricordare e a raccontare le storie, le persone e i valori di questo posto. I temi sono quattro e sono il legno, il tessile, il cotto e il ferro. Questi quattro elementi ci parlano e ci spiegano come il nostro territorio si presenta a noi in questo modo. Questi quattro elementi, oltre ad aver cominciato, ad essere l'inizio delle attività lavorative, sono anche l'inizio degli hobby, delle consuetudini e anche di tutta la cultura che gli abitanti di questo posto possiedono. E inoltre anche possiamo notare che intorno a noi possiamo notare che noi possiamo vedere tutti questi strumenti ogni giorno perché ce li abbiamo intorno a noi. L'uomo ha cominciato a usarli sin dall'inizio, quando ha cominciato a costruire questo borgo, dalla pavimentazione alla cinta muraria ai vari palazzi ed edifici. Mi chiamo Emma e ora vi parlerò del giardino. Allora, ora appunto se ci spostiamo qui possiamo vedere il cortile in cui si trova il giardino pensile panoramico all'italiana con un roseto e altre piante della macchia mediterranea, ad esempio la lavanda, la salvia, il rosmarino, il timo e la mentuccia e anche altri alberi come la feioia e laggiù c'è un grande agrifoglio. Ora, se ci affacciamo a sinistra, possiamo vedere il paesaggio del lago Trasimeno e i paesi circostanti come Castiglion del Lago, Tuoro e Passignano. E lungo le sponde nord-occidentali di questo lago si è svolta una delle battaglie più importanti della Seconda Guerra Punica, ovvero la battaglia del Trasimeno, combattuta tra l'esercito romano, guidato dal console Gaio Flaminio Nepote, e l'esercito cartaginese, guidato da Annibale Barca.